Ma i bug markers, cioè i doppiati, sono andati abbastanza bene per Charles fino adesso. Non è finita qui, 1-3. Che manca uno o due giri adesso? Adesso finisce il 51esimo. Due marche, oh, ti do questa notizia. Mamma mia, non finisce mai questo, è sofferenza. Due giri al termine per Charles Leclerc, portandosi dietro Valtteri Bottas. Lewis Hamilton sta andando per il giro veloce, ma questo era scontato. La battaglia qui davanti di nuovo, con Bottas che ha 1-4. Gara sontuosa, maestosa. Ovviamente adesso se hai un po' più di potenza e quello che dietro ti attacca lo dai tutto, anche se questo va contro la fidabilità. Qui Lewis Hamilton sta qualificando per il giro veloce. Sì. Giro veloce che al momento di Valtteri Bottas va sul traguardo Hamilton, giro veloce 1:21.779, si prende il punto, ma è poco per lui, perché la sfida per la vittoria è tra Leclerc e il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, 1-2, 1-1, sotto il secondo Bottas, andiamo di là con le immagini, Giovinazzi, bravo, arriva Leclerc, non Antonio Giovinazzi, appunti, prende la scia dell'Alfa Romeo Racing, Charles Leclerc, che sta per iniziare tra poco l'ultimo giro, sempre con il grigio negli specchietti, ed è di nuovo vicino Valtteri Bottas che succhia tutta la scia. Giovinazzi al punto giusto nel momento giusto, ancora perfetto lì, inizia l'ultimo giro per Charles Leclerc, avanti a Valtteri Bottas. Adesso è importante non sbagliare qui questa staccata dove tanti hanno fatto degli errori. Bene. Perfetto e pulito, ma Bottas è molto vicino. Bottas è molto vicino. Che finale in volata. È stato un gran premio fantastico. Di adrenalina, di tensione, di attesa. Di urla, di delusione. Per il testa coda di Sebastian Vettel. Bene anche qua. Di forza per Charles Leclerc, tiro Bottas. Errore di Bottas. Dicono che è tutto disponibile, massima potenza disponibile. Ha sbagliato l'orologio. E respira Charles Leclerc. Sì, non gli dà DRS adesso. Per quello che può respirare in questo momento, con un gran premio disputato così, con un weekend disputato così, dopo aver fatto pole e vittoria in Belgio. Passa Ascari. Va sul rettilineo verso la parabolica. È arrivato mercoledì chiedendo, la prima cosa che ha chiesto, chi ha vinto? Dopo aver vinto la prima, la seconda, subito, consecutivamente, sono in otto, e adesso diventano nove, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia! Dopo 9 anni, la Ferrari torna sul gradino più alto, a casa nostra, Charles Leclerc vince a Monza! Un trionfo, una gara maestosa, strepitosa, emozione pura, questo ragazzo, Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia, Bottas secondo, Hamilton sconfitto, terzo, Ricciardo, bravo, quarto, Hülkenberg, quinto, Albon, sesto, per settimo, Verstappen, ottavo, bravo Antonio, nono. L'urlo, tutta la tensione che ha avuto. L'urlo, perché... cannibale ieri, animale nel suo egoismo in qualifica, ma ha fatto bene, Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Italia, spot and go e torniamo.